Simone è entrato nel circuito delle gare di sci alpinismo grazie alla tappa della Coppa dell'Appennino che si è svolta lo scorso 25 febbraio in notturna. Numerosi sono stati gli atleti che si sono cimentati sul percorso allestito sulle piste Zeno. La manifestazione organizzata dallo sci montagna Pistoiese con il supporto di Alp Station Sarzana e la sportiva è stata supportata in maniera eccellente da SAF Società Betone Funivie e ha visto anche la partecipazione di decine di volontari distribuiti lungo la pista. Un meteo ottimale e un percorso con caratteristiche tecniche degne delle migliori sci alpinistiche hanno aggiunto valore alla serata d'esordio dello sci alpinismo agonistico in Toscana. Per la cronaca, la gara è stata vinta da Giacomo Buonomini, atleta di casa dello sci montagna Pistoiese, che in una gara estremamente combattuta ha lasciato dietro di sé Daniele Pigoni dello Ski Alp Val di Sole di Trento e Giuliano Gherardi del Chinomana di Reggio Emilia. L'ho vinta e diciamo, la soddisfazione naturalmente c'è sempre, quando si vince, specialmente quando si vince in casa, sempre una bellissima cosa. Ho testimoni che in discesa 3 anni fa ero scandaloso, però oggi bene o male l'ho vinta in discesa, quindi siamo migliorati. Ma io vengo più che altro dalla corsa in montagna, dopo un po' andando un po' più con gli sci, ho abbracciato questa disciplina e ho provato anche queste gare, insomma. È il primo anno che faccio gare seriamente, il quarto che vado con gli sci, insomma. Bello. Bello perché anche se in pista aveva delle caratteristiche, insomma, la pista non era stata battuta, aveva comunque una certa componente alpinistica, insomma, non era, era bella, varia, una bella salita, una bella discesa, mi è piaciuta. Una società che prende vari sport, la corsa in montagna, il triathlon e la corsa su strada, in più abbiamo un atleta che è del Trentino, appassionato di ski alpino e 2 anni fa ha voluto fondare questo, anche la sezione dello sci alpino, dello ski alp, e da lì è partito poi tutto questo, diciamo, quindi anche la gara della Betone assieme alle altre. Questa gara è stata molto bella e delle 5 gare che faremo della Coppa dell'Appennino ognuna ha varie caratteristiche. Questa qua è una gara in pista, però è molto molto bella perché si esce proprio anche fuori dal bosco, si va in alto e sembra di essere quasi fuori pista, diciamo, quindi è stata molto positiva e molto bella. La categoria femminile è stata appannaggio di Sabrina Polito del Chinomana. Non è la prima volta che le faccio, di solito le faccio in salita, perché io corro in montagna, faccio le corse in montagna in salita. Lo sci alpinismo è uno sport molto bello e niente, tipo questo percorso è veramente stato veramente molto bello, sia in salita che in discesa. E come ti sei trovata? Molto bene, la discesa io sono molto ripidina, è stata è comunque molto bella, sì. Soddisfatti naturalmente gli organizzatori dello Sci Club Montagna Pistoiese, ben decisi a ripetere l'evento il prossimo anno. Diciamo che ci siamo dati a diverse novità, perché siamo partiti con lo sci di fondo e poi abbiamo fatto gare di mountain bike, ciaspolate e anche gare di sci alpinismo come questa. Questa è la novità dell'anno, è la prima volta che la facciamo qui alla Betone e lo stimolo, diciamo, a fare questa iniziativa ce l'ha dato un nostro componente del gruppo che oltretutto oggi ha anche vinto, Giacomo Buonomini, e niente, con lui abbiamo messo in piedi questa manifestazione, ne siamo fieri, orgogliosi, con l'aiuto della SAF e di tutte le strutture, di tutti gli amici qua che ci hanno dato mano per il soccorso, per i controlli lungo la pista, e sicuramente questa manifestazione verrà ripetuta anche in seguito, perché pur essendo la prima volta che la facciamo qua a Betone, secondo noi ha avuto un buon successo, gli atleti sono rimasti contenti e noi organizzatori ugualmente contenti, e pertanto continueremo su questa strada anche con lo sci alpinismo. Con
Con l'annullamento della gara del 4 marzo, prevista a Bebbio, la tappa dell'Abetone ha anche definito la classifica finale della Coppa dell'Appennino, che è stata vinta rispettivamente da Giacomo Buonomini e da Giulia Botti, mentre nella categoria snowboard si è imposto Alain Filoni.